Ma dall'altra il paesaggio è qualcosa veramente in divenire. Il paesaggio, appunto, è la bravissima fotografa che ci spiegava come lei in questo paesaggio cercava di mettere appunto il suo modo di vedere la realtà, il suo modo di vedere se stessa. Il paesaggio è anche la capacità. Qui, insomma, il grande tema è quello che Roberto giustamente ha precisato, è il nostro rapporto col tempo nel XXI secolo. Però appunto è complesso, non so, mi oriento anche difficilmente. Io invito sempre a pensare quando furono fissati, queste un po' sono convenzioni, ma è l'idea del giorno, dell'ora, del minuto, molti secoli fa. Forse non sono più idonei a leggere il nostro modo di vivere, il modo di vivere di un ragazzo. Io da ragazzino, che già allora ero un po' matto, volevo cambiare, volevo che mio padre mi regalasse un orologio con le ore diverse, lo dico sempre. Continuo a pensare che dovremmo riflettere su questo. Credo che l'idea che dovremmo lavorare tutti un po' meno forse è giusta. Perché poi abbiamo bisogno di avere un po' più di tempo per noi. Io una parola che amo moltissimo, secondo me che dovremmo, noi dobbiamo lavorare molto sulle parole, sul linguaggio, Roberto, è una cosa secondo me essenziale. Una parola che mi piace moltissimo, che viene dalla psicanalisi e dal lessico molto femminile, è proprio cura. È forse una parola che utilizzerei per capire quello che sta accadendo e per aiutare a capire. Dobbiamo avere cura del paesaggio, dobbiamo avere cura della persona, dobbiamo avere cura di chi è più debole, dobbiamo avere cura di noi stessi, dobbiamo avere cura delle culture e di chi ha una cultura diversa dalla nostra, dobbiamo avere cura di questi borghi, dobbiamo avere cura dell'ambiente. E qui non sono molti che si soffermano a pensare a tutte queste dinamiche che abbiamo di fronte, forse non eravamo nemmeno abituati. Io ho avuto la grande fortuna ai Lincei di parlare di scuola, credo che sia stata una delle ultime uscite di Tullio De Mauro, e ragionavamo sul concetto di noia. I ragazzi non conoscono più la noia. Eppure la noia è una dinamica importante, hanno quasi paura della noia. Eppure la noia legata allo studio è qualcosa che apparteneva alla civiltà del libro. E anche qui, insomma, sono temi. Questo non vuol dire che è importante leggere sul Kindle, è importante comunque. Mi preoccupa che la Puglia è una delle zone in Europa in cui c'è il peggior rapporto con la lettura. E questo è un tema su cui bisognerebbe riflettere, però insomma, forse è meglio dare la parola ai nostri amici. Sì, ci vuole un applauso, ci vuole. Sì, facciamo aggiungere subito perché avevamo chiesto cosa Sì, non ma dobbiamo dimenticare. io penso di essere forse l'unico non pugliese qui di questa cosa, ma vengo anch'io, sono cresciuto a Urbino, che è comunque un bel posto. Ecco, avere cura significa, come prima cosa, rendersi conto che c'è qualcosa da curare. Quella è la prima presa di coscienza, secondo me. Io mi prendo cura dell'ambiente se capisco che l'ambiente è importante, mi prendo cura di me stesso se capisco che io sono importante. Ecco. E devo dire, per me che vengo qui, è proprio questo paragone con la California. Ho vissuto tanti anni nel sud della California e quando vengo in posti belli come questi, mi chiedo perché questa non è la California d'Europa. Me lo chiedo perché il clima è migliore, i posti sono immensamente più belli, il cibo e il vino non hanno paragoni e soprattutto io, che vengo da fuori, trovo in queste zone una cosa che mi affascina più di tutte queste altre cose. E lo dico a Massimo, una gentilezza naturale nelle persone. Cioè, poi immagino che anche qui ci sia il maleducato come c'è dovunque, però qui c'è una gentilezza naturale. Quando io mi trovo a chiedere un'informazione, una cosa, mi si risponde sempre con una gentilezza che
non è forzata, è qualcosa che viene naturale, che evidentemente fa parte di una tradizione millenaria che non dappertutto c'è. E io penso che sia proprio il perdere una grande occasione, il non valorizzare, perché la California è la California? La California è la California perché l'hanno inventato lì l'iPhone, l'hanno inventato lì il primo computer, l'hanno inventato lì la prima telecamera, il primo... Ma perché? Beh, per tutta una serie di motivi, prima di tutto perché la California ha delle università ottime, per le quali l'industria è legata, l'industria meritocratica, l'industria quasi crudele talvolta.